Appuntamento con Mattino 6, iniziamo subito la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro che già vedete alle mie spalle, questa è l'apertura eh, della edizione eh, di eh, Pescara. Malori a scuola, altri due indagati, Menzi a Pescara sono eh, gli amministratori dell'azienda che fornisce eh, cacciotte. e poi eh, andiamo a vedere ancora. Uh, nelle, uh, nelle cronache, l'aeroporto di Pescara Piper fuori pista: attimi di paura, illesi, tre a bordo. Atterraggio fuori pista di un Piper ieri all'aeroporto di Pescara: il velivolo con tre persone a bordo partite dall'Aquila e destinato a fare il rientro lì, era impegnato in manovre di addestramento. Tanta la paura, ma l'incidente fortunatamente non ha provocato ferite. Ancora intesa eh, comune Enel, così Pescara si prepara alle auto elettriche. Ancora Francavilla con il cellulare, la differenziata diventa facile, è presentata una applicazione e poi andremo a vedere meglio nel corso della nostra rassegna di cosa si tratta. Andiamo a centropagina adesso, con le Corvino piange il ragazzo morto a causa di un incidente stradale, Ludovico non ce l'ha fatta, addio dopo dieci giorni di agonia. Uh, sconcerto a Colle Corvino per la morte di uh, Ludovico Anelli, 23enne, che la sera del primo luglio alla guida del suo scarabeo è stato protagonista di un terribile incidente a Montesilvano lungo la Vestina. Dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, ieri il giovane è morto. Scendiamo ancora, IMSS Abruzzo, danni maltempo, poche domande, i termini slittano al 30 settembre per il turismo, 10 milioni per le imprese, parte il bando Restart. Uh, le notizie invece, che, riguardano, uh, così, uh, che non riguardano uh, direttamente la nostra regione, nel taglio basso, Miracolo in Thailandia, ragazzi salvi, il mondo in festa, i 12 uh, giovani e l'allenatore tirati fuori dalla grotta dopo. 18 giorni e nel taglio alto invece troviamo il calcio con il mercato. Ronaldo alla Juve, il colpo dell'estate, al Real vanno 112 milioni di euro, i mondiali in Russia, battuto il Belgio, la Francia in finale, stasera gli inglesi sfidano la Croazia. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, eh, andiamo a vedere adesso l'edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona, il eh, titolo eh, riguarda l'incidente all'aeroporto, Piper fuori pista, Illesi Tre Aquilani, incidente come detto all'aeroporto di Pescara per una varia durante l'addestramento. Scendiamo adesso eh, ehm, nello spazio dedicato alle cronache. La Hightech Elettronica Vola Nello Spazio, una piccola azienda con 65 dipendenti, che corre nel mondo dell'industria 4.0, anzi, vola. L'Hightech Elettronica, che opera da 22 anni all'Aquila nel settore spaziale, si lancia anche nell'attività di ricerca e sviluppo industriale. Ci spostiamo ad Avezzano. Moro fa saltare il concerto del 10 di agosto. E ancora, ehm, delitto colabrese a Sulmona: i genitori Giuseppe, ucciso per 3.000 euro. Andiamo a vedere anche la fotonotizia di centropagina, centenario con la patente premiato dalla sindaca Raggi, originario di Tagliacozzo, ma è residente a Roma. Si tratta di Umberto Scipioni, eh, è stato invitato dal sindaco Virginia Raggi nell'ambito eh, della tradizionale accoglienza di coloro che hanno compiuto 100 anni, solo che lui è un nonno speciale e ha ancora la patente e guida l'auto. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro ancora sulla edizione Teramana, questa volta il titolo di apertura di cronaca ragazza zannata da un pitbull, alba salvata dal padre, l'animale era libero, denunciato. Il proprietario. Scendiamo adesso a centro pagina nella fotografia Paura a Nereto, albergo va a fuoco, in quattro restano intossicati dal fumo. È stato quasi certamente un cortocircuito a scatenare l'incendio che ieri pomeriggio a Nereto ha danneggiato gravemente il primo piano dell'albergo Zio Mamo. All'interno della struttura c'erano quattro persone, tre sono state ricoverate in ospedale perché intossicate dal fumo. Nelle cronache emigrati di ritorno Venezuela Addio cercano casa nel Teramano, sempre più famiglie di origini teramane ma stabilitesi eh, da molto tempo in Venezuela abbandonano il paese sudamericano per tornare da queste parti. Venezuela che è alle prese con una mh, grandissima crisi economica e anche eh, politica, cercano case in affitto o da comprare e attività commerciali. Da rilevare. Ancora a Teramo da Alberto Piano per i campi sportivi delle frazioni, così il neosindaco. E poi a Silvi, altro nuovo sindaco che questa volta invece pone limiti di orario per la musica all'aperto. Andiamo avanti ancora sul quotidiano Il Centro, resta da vedere, eccola qui, la eh, prima pagina, <coughs> scusate dell'edizione. Uh, di Chieti Lanciano Vasto e allora il titolo di apertura di Lello, pena ridotta a 20 anni, Vasto uccise l'investitore eh, della moglie, mh, rivista la condanna di primo grado che inizialmente era a 30 anni. Uh, andiamo ancora avanti a vedere il giornale, questa prima pagina, partiamo dalla fotonotizia, manifestazione al via il 15 da San Salvo, il prodotto topico in Senato, emblema del made in Italy. E poi nelle cronache il Comune di Chieti la maggioranza è a pezzi, i ribelli vanno all'attacco. Sempre più a pezzi la maggioranza di Primio e adesso i dissidenti del centrodestra fanno fronte comune e rompono il silenzio. I consiglieri Diego Costantini, Stefano Rispoli, Mario Di Lio e Roberto Melideo vanno all'attacco. E poi ancora Chieti, Corsa alla Asle, 428 domande per 30 posti. Ci spostiamo a Guardia Grele, motoraduno di solidarietà per Noemi. Lasciamo la prima, le prime pagine anzi, del centro, passiamo a vedere insieme la prima pagina del Messaggero Abruzzo, il titolo di apertura riguarda lo scandalo Mense di Pescara, altri due indagati e scatta l'accusa ehm, di fronte ehm, ehm, in forniture e vendita di alimenti <coughs> nocivi per i titolari del caseificio Savini di Vicoli, sequestrata la struttura che fornì eh, formaggi. Contaminati. Dunque questa la svolta nella indagine sullo scandalo Mense che ricorderete portò a circa 200 bambini intossicati nelle scuole elementari e materne di Pescara. Dopo i vertici di CIR e bioristoro, la procura ha iscritto nel registro degli indagati anche i due soci del Caseificio Savini di Vicoli, Cristian Savini e Maria Luisa Di Nicola. Sequestrati la struttura e i prodotti posti in vendita nell'esercizio. Di via Caravaggio, che si trova proprio di fronte alla scuola eh, pianottila più colpita dal Campylobacter. Andiamo a vedere le altre notizie: l'Aquila, la decisione del TAR, edificio non sicuro chiuso, il Cotugno e poi il giallo eh, di Meggiugorie, l'ombra della camorra con l'ultimo appuntamento del prete, c'è un misterioso appuntamento di padre Luciano. Cicciarelli al centro dell'inchiesta dei PM di Santa Maria Capo Avetere sulla scomparsa del missionario Pescarese a Meggiugorie e gli interessi della camorra nel business delle case di accoglienza per i pellegrini. Adesso scendiamo a centropagina, uccise per vendetta in appello, la pena scende a 20 anni, e vasto scoppia il caos alla lettura del verdetto. Ammazzato di nuovo, urla la madre. Di eh, Delisa. Eh, da un lato le grida disperate eh, di una mamma per la riduzione della pena dell'assassino del figlio, dall'altro il pianto dell'omicidio a Fabio Di Lello: vent'anni per aver ucciso a colpi di pistola Itolo Delisa per vendicarsi dell'incidente in cui perse la vita. La propria moglie 10 in meno rispetto al primo grado, lo ha stabilito ieri mattina la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Eh, lo Stato ha ucciso mio figlio per la seconda volta, ha gridato con tutte le sue forze la madre di Italo. E poi ehm, Giulianova, bimbo folgorato, eh, decisive le versioni dei testimoni, adesso tocca a loro. I carabinieri Giulianova ascoltano i eh, presenti all'incidente nel quale un bambino è rimasto folgorato. E poi ancora a centropagina troviamo eh, l'incidente all'aeroporto d'Abruzzo durante un volo di addestramento, momenti di panico per un aereo fuori e pista. Andiamo a vedere adesso il taglio basso con il caso dell'ospedale di Chieti che finisce al Ministero. Il Movimento 5 Stelle incontrerà la Ministra della Salute Giulia Grillo con l'obiettivo di bloccare il project financing per il nuovo ospedale di Chieti e quanto annuncia la consigliera regionale Sara Marcozzi che continua a ribadire l'inopportunità del progetto per le tasche dei cittadini. Di spalla l'evento a Tagliacozzo torna il festival di mezza estate e poi nel taglio alto, le altre notizie come sempre: Abruzzo da scoprire, Mozart, Maiella e Musei. Chieti scommette sui suoi gioielli. Cambio di nome: addio al Vatel. Ad annunzio diventa Università dell'Adriatico. E poi il calcio: Delfino, tre rinforzi per il Patron, Biondi, appello per salvare l'Aquila. Sebastiani, intanto in cassa. Il ritorno di Capone dall'Atalanta al Delfino, il primo cittadino dell'Aquile al lavoro per garantire l'iscrizione della squadra sentendo Ius. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura, il rientro del DJ previsto per sabato, i familiari a Santo Domingo col supporto dell'ambasciata per riportare la salma a Mosciano poi scendiamo a centropagina nella fotografia Nereto 5 sopravvissuti nell'albergo andato a fuoco salvati in extremis è il titolo della notizia e poi eh, nel taglio alto la strategia di Mariani per la Giunta d'Alberto. Il PD punta sulle scuole e, e assessorati: bipartisan Giulianova, bimbo folgorato sopra il luogo della Procura, sul luogo eh, dell'incidente e poi ancora di spalla e grave in ospedale. Ore di ansia per l'ex presidente della provincia. Walter eh, Catarra e ancora a Crognaleto eh, il giudice nega la sospensione del eh, maresciallo. A Sant'Egidio a fuoco il magazzino di un pensionato. Pificio, studio medico e ristorante sono a rischio. Andiamo a vedere le altre notizie. L'evento Cristian e Innes, una coppia multietnica per e mis eh, Miss e Mister Interamnia. A giudizio per stalking fingeva di essere l'ex marito della compagna, nel eh, taglio basso la torre del Cerrano: regole anche i vongolari contro l'area marina protetta e poi il calcio è andata così. Candeloro: non credo che Campitelli avesse voglia di vendere il Teramo. Si torna chiaramente sulle trattative per la cessione del club, che poi ovviamente, come dice anche il titolo, non sono andate in porto. Passiamo adesso ai giornali nazionali, andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. La Repubblica Trump sbarca nell'Europa divisa, il vertice sui migranti mostra la deriva populista dell'Unione Europea, Savona paventa l'uscita dall'euro, Salvini cerca di chiudere i porti pure alla nave della Capitaneria, nuovo scontro fra Lega e 5 Stelle, il commento di Massimo Giannini, quel cigno nero sul governo. Dell'incertezza e poi c'è l'analisi eh, di Federico Rampini: The Donald contro tutti tranne eh, Putin. Eh, queste dunque le eh, principali notizie sulla Repubblica che chiaramente non può eh, non far eh, riferimento alla cessione del secolo, così è stata definita. Cristiano Ronaldo e Juventino, un sogno da 117 milioni eh, per il passaggio dal Real alla Juve del eh, giocatore più forte del mondo, a dare l'annuncio ufficiale sono stati appunto il Real Madrid che ha salutato il suo ex calciatore, la stessa Juventus, i Bianconeri pagheranno agli spagnoli 100 milioni oltre a oneri accessori al portoghese, andrà un quadriennale da 60 milioni lordi a stagione. Andiamo a vedere ehm, le, le altre prime eh, pagine, andiamo a vedere adesso eh, la prima eh, del... Mh, del eh, Corriere della sera, vediamo se riusciamo. Ah, non, eh, non, non è stato inserito in scaletta, allora andiamo a vedere eh, gli, altri, eh, gli altri giornali. Il fatto, eh, il fatto quotidiano: eh, pure la Lega difende i eh, vitaliti, Si sì, minaccia di bocciare la delibera che taglia le pensioni d'oro. Tutti contro Fico. Il carroccio torna con Forza Italia e fa eh, scudo al privilegio eh, della casta. Questo è il titolo di apertura del fatto quotidiano, lite su un'altra nave, Conte sede i ministri e poi eh, ancora Savona, Euro, pronti a tutto, riformare la BCE, eh, così il ministro per i rapporti con l'Unione Europea. Andiamo avanti con eh, libero il ricatto eh, dei migranti a chi eh, li salva, portateci in Italia o vi ammazziamo. Profughi sequestrano la nave che li ha raccolti in mare atto di pirateria per farsi sbarcare qui. La Lega non li vuole, 5 Stelle sì, adesso magari ci toccherà anche pagare loro vitto e alloggio, scrive il giornale di Vittorio Feltri. Spendiamo un miliardo solo per stipendiare i professionisti dell'accoglienza. E poi a centropagina la politica può sorprendere o confermare le nostre certezze, Salvini a suo agio coi terroni, a reggio pare un calabrese, poi al povero Martina conviene tornare a Bergamo a zappare. Andiamo avanti eh, con il eh, messaggero, eh, nave italiana fa litigare il governo sui migranti, la guardia costiera ne recupera 66 di un mercantile, Toninelli equipaggio in pericolo, Salvini non concedo il porto, tocca ai libici. E poi a centropagina, Thailandia sub di Bangkok e stranieri completano il recupero, per una volta c'è una buona notizia, il miracolo della grotta, tutti salvi, ora fateci abbracciare. Eh, mamma, i ragazzi e l'allenatore in ospedale, vittoria del fattore umano. Andiamo a vedere anche l'editoriale di Oscar Giannino: Decreto Lavoro, Bentornati Voucher, specchio dell'Italia con la Lega che vorrebbe reintrodurre appunto i voucher. Andiamo sul mattino di Napoli: il titolo di apertura. Rifiuti più poteri a De Luca: apriremo nuovi impianti. Approvata la legge che consente alla Regione di superare i no dei sindaci. Il governatore: basta ritardi, il piano concordato con l'Europa va attuato. Andiamo a vedere altri quotidiani: il Sole 24. Ore in apertura visco più vulnerabili di dieci anni fa. All'Assemblea dell'Abi, il governatore avverte in Italia e nella Unione Europea le riforme hanno perso slancio. Attenzione alle fragilità evidenziate da crisi finanziaria e debiti eh, sovrani. Il sistema eh, bancario eh, scrive Marco Onado, la ripresa e il debito. Convitato di pietra. Chiaramente anche qui c'è il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve, il volto segreto di CR7 tra Lussemburgo e Jersey, che chiaramente non c'è non solo il calcio dietro questa cessione, ma c'è anche tanta finanza e tanti, e, e tanti soldi e dunque tanti investimenti anche per... La Juventus e poi decreto lavoro braccio di ferro sui, vai, sui voucher e gli impieghi stagionali, riforma e stallo: pressioni della Lega per rivedere la stretta il nodo somministrazioni. Andiamo sul quotidiano Il Tempo: Mercato Nero e il titolo. Di apertura il dossier 2 miliardi di euro l'anno in fumo tra servizi carenti e sovraffollamento, per 35 euro a profugo così i furbetti dell'accoglienza si arricchiscono coi centri, pure i preti VIP ci cascano con la finta ONG, niente migranti. Eh, andiamo eh, a vedere anche la stampa, l'offensiva delle banche, più riforme e più Europa, doppio messaggio al governo, visco siamo più vulnerabili, patuelli c'è il rischio. Di fare la fine dell'Argentina o comunque dei paesi sudamericani eh, se si dovesse eh, abbandonare la strada europea. Questo è il richiamo delle banche. Poi Ronaldo alla Juve eh, porta l'Italia nel calcio 4.0, eh, tutto il, il mondo ci guarderà. È chiaro che questo affare è un salto di qualità un po' per tutto il calcio italiano. Andiamo sul giornale Emergenza Immigrazione. In apertura Salvini fa arrestare i clandestini ribelli, scontro con Toninelli, nave militare, vaga nel Tirreno. Sulla verità, miti da sfatare, ecco perché gli immigrati non, eh, scusate, non ci pagano eh, la pensione. Eh, questo scrive il quotidiano di eh, Belpietro. L'esempio di Abdul, operaio con moglie e tre figli, versa all'Inps 709,41 euro l'anno, ma ne incassa dallo Stato 12,90 tra bonus e credito fiscale. Risultato senza Contare Casa Popolare, Sanità in Nido ci costa 580,59 eh, euro l'anno alla faccia di eh, Boeri. E poi, a eh, centro pagina, rivolta dei naufraghi: minacce di morte ai marinai italiani che li salvano. Eh, queste minacce sono arrivate perché eh, attorno alla nave erano arrivate delle motovedette libiche per riportare i migranti indietro ed è scattata questa eh, specie di eh, rivolta. E poi, eh, Savona, l'euro può saltare per colpa di altri, il ministro spiega perché l'Italia deve avere un piano B, vogliamo rafforzare l'Unione europea, ma siamo pronti a tutto. Il secolo d'Italia allineati ehm, con eh, Matteo, scrive eh, in apertura il secolo, e poi nel primo piano Salvini a San Ferdinando, una vergogna buonista, tra virgolette, e poi l'allarme di Savona su Euro, via, non decidiamo noi, arriva Cristiano Ronaldo, colpo storico della Juventus. Andiamo su... Avvenire, uranio impoverito, basta con i silenzi, 30, is, eh, sia al sindacato eh, militare ONG rispetto, intervista al neo-ministro eh, della difesa che promette di fare luce sulle munizioni contaminate, il Mediterraneo resti un mare aperto. Uh, e poi c'è l'editoriale di Giorgio Ferrari, passaggerovente in Gran Bretagna, non è soft la soft Brexit. Andiamo a centropagina, eh, allarme dei banchieri, pericolo argentina, Savona: siamo pronti a tutto. Assemblea dell'ABI richiamo a non allontanarsi dall'Europa. E poi denuncia dei monopoli: Confindustria difende il settore, 3 milioni a rischio di azzardopatia. Eh, andiamo a vedere i quotidiani sportivi, eh, partendo eh, da tutto sport eh, con Ronaldo eh, Bianconero. Eccolo con la foto già di Cristiano Ronaldo con la nuova maglia. Il clamoroso accordo ufficializzato dai due club: CR7 è costato 105 milioni e ne percepirà 31 all'anno per quattro stagioni. Lunedì, grande festa allo stadium. Andiamo a vedere adesso la gazzetta dello sport. Eh, CR7 Juve è fatta, Blitz di Annelli in Grecia, ha chiuso il colpo del secolo, al Madrid 100 milioni, a Ronaldo 31 netti a stagione per 4 anni. Lunedì a Torino, presentazione show e qui vedete il Brindisi dopo la firma del contratto. Chiaramente il titolo è Arrivo. Uh, andiamo avanti con il Corriere dello Sport, il titolo Fiat Lux, l'accordo con Reale, Blitz di Andrea Agnelli, eh, il sogno CR7 in Realtà, la Juve riaccende. La uh, Serie A, l'annuncio alle 17.32, Ronaldo è costato 117 milioni, 4 gli anni di contratto. Lui ho chiesto di, io di andare via tifosi in delirio lunedì la presentazione al, uh, a Torino, allo stadium. E poi ancora Russia 2018, DD un posto al sole, capolavoro di Deschamps, la Francia è la prima finalista, ha battuto il Belgio per 1-0 con un gol di testa di un TT, stasera eh, la sfida fra Croazia e Inghilterra, l'altra semifinale alle ore 20 su Canale 5. Andiamo a vedere anche i quotidiani esteri sportivi perché chiaramente il passaggio di... Ronaldo è un trasferimento epocale seguito da tutti, soprattutto dai quotidiani spagnoli. Partiamo da Marca. No avrà altro igual, eh, scrive Marca, non ci sarà un altro uguale a Ronaldo, se ne va Cristiano la leggenda eh, dei 451 gol. E poi ancora eh, Sam Suas. Ciao Cristiano, fu è bonito mientras durò. Eh, è stato bello finché è durato. Eh, scrive. Scrive As, eh, per quanto riguarda il passaggio eh, di Cristiano Ronaldo, questi anni al Real Madrid e nella città di Madrid eh, sono stati i più belli della mia vita. Eh, queste le parole eh, di eh, Ronaldo riportate nel virgolettato e poi un TT mette. La Francia porta la Francia in finale con un uh, gol del centrale, eh, si, eh, viene frustrato il sogno belga di arrivare nella finale del mondiale. E poi ancora eh, CR7, eh, il titolo di mondo deportivo, eh, Cristiano Ronaldo passa, come detto, dal Real Madrid alla Juve con 4 anni di contratto per 112 milioni eh, di euro nel taglio alto alle un TT eh, con la Francia che batte il Belgio. A bola eh, CR7 Juve con questo diciamo anche logo. Uh, uh, ristilizzato della, uh, della Juventus andiamo a vedere anche uh, Sport, Shock Cristiano uh, per quanto riguarda Sport che anche uh, titola uh, sul passaggio uh, di uh, Ronaldo uh, e il Balsa uh, sotto reagisce uh, ponendo uh, diciamo una trattativa su De Jong. Andiamo a vedere anche l'equipe, il quotidiano francese chiaramente Mette in primo piano eh, la vittoria eh, della Francia ehm, con la testa tra le stelle, eh, la Francia batte 1-0 il Belgio con un gol di un TT che vedete nella sua esultanza e approda in eh, finale. Eh, L'ultima volta è stata nel 2006 quando poi è stata battuta dall'Italia. Dall eh, noi ci fermiamo adesso per il break pubblicitario. Eh, prima però andiamo a vedere le previsioni eh, del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa in cui apriremo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6, allora eh, torniamo alle notizie dalla nostra regione. E andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Nel primo piano del centro Abruzzo incentivi post-sisma, turismo, fondi per le imprese del Cratere, 10 milioni per sostenere gli investimenti per l'attrattività la, eh, dei territori colpiti dal terremoto, l'Anviso arriva in eh, gazzetta ufficiale e poi nel eh, taglio basso una scuola per formare tecnici dell'industria. L'ITS di Lanciano raddoppia quei corsi di automazione meccatronica. Iscrizioni entro il 22 di settembre. Andiamo a vedere poi l'iniziativa dell'IMS, Calamità naturali, danni da maltempo, slittano i termini per i rimborsi, troppo poche le domande presentate da aziende agricole e coltivatori diretti, interessati comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo. Per presentare la domanda c'è tempo fino a... Al 30 di settembre, basta andare sul sito dell'IMS. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio. Imprese agricole e coltivatori diretti hanno tempo fino a settembre per presentare la domanda che dà accesso agli sgravi contributivi per tutte quelle aziende agricole che hanno subito danni dalle calamità naturali del 2017. Sono circa un migliaio quelle che hanno già fatto domanda alla Regione per i danni subiti e che ricadono nelle zone della provincia di Pescara, tranne il capoluogo in Montesilvano, nella provincia di Teramo e in quella di Chieti nella zona a sud. Il beneficio è previsto in due scaglioni se il danno subito sulla produzione lorda vendibile stimato tra il 30 e il 70% lo sgravio ammonta al 17% del totale della contribuzione 2017. Se superiore al 70% lo sgravio diventa del 50%. Ad esempio per un coltivatore agricolo che deve versare 2.699 euro di contributi, la decurtazione è pari a 458 euro, che saranno detratte dagli ultimi due versamenti del 2017, cioè quelli di novembre 2018 e gennaio 2019. Iniziativa dell'Inps proroga la scadenza delle domande inizialmente fissata il 25 gennaio. La domanda può essere fatta online. Per motivi probabilmente legati ad un ritardo che c'è stato nel, nell'emanazione della Gazzetta Ufficiale, pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che è stata pubblicata soltanto eh, negli ultimi mesi dell'anno dell scorso, probabilmente questa, questi sgravi sono passati un po' eh, sotto gamba e quindi eh, molte imprese non hanno eh, ritenuto di presentare domanda e hanno perso degli incentivi che invece sono molto molto Sostanziosi. Per questo l'Inps eh, ha proprio condotto una battaglia, ha cercato eh, di rendersi attivo per far riaprire, siamo riusciti a far riaprire i termini di presentazione delle domande di agevolazione. Fino al settembre di quest'anno. Le domande sono piuttosto semplici, si presentano in forma assolutamente telematica e sono compatibili con anche le altre agevolazioni di cui le imprese hanno già eh, usufruito attraverso la regione. Ancora eh, sempre sulla pagina di primo piano del centro nel Taglio Basso, investimenti sui porti e scontro sospiri e febbo esclusi dagli interventi del vecchio da noi. Azioni concrete. Ieri, appunto, la denuncia dei consiglieri di Forza Italia su una mancata, diciamo, previsione di investimenti nella nostra regione da parte dell'autorità portuale di Ancona. Andiamo a sentire le motivazioni di questa protesta dei consiglieri di Forza Italia nel servizio. Lamentano una scarsa attenzione verso i porti abruzzesi consiglieri regionali di Forza Italia Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo. A far lanciare loro il grido d'allarme, un documento dell'autorità portuale dell'Adriatico centrale di Ancona, sotto la cui giurisdizione ricadono i porti di Ortone e Pescara, che nell'indicare i progetti da finanziare tramite il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, non ha incluso interventi sui porti d'Abruzzo. Negli otto progetti, Infatti figurano solo interventi sullo scalo di Ancona, descritto come di importanza strategica nazionale. Nel documento l'autorità portuale facendo a misure urgenti da mettere in atto sia a Pescara che a Ortona, vedi il dragaggio, ma all'atto pratico, dicono Febbo e Sospiri, non c'è traccia di progettazione che riguardi gli scali regionali. Secondo i forzisti questo sarebbe un piano ben preciso che rientri in una strategia di concorrenza tra Marche ed Abruzzo noi sapevamo che non avrebbero mai favorito la possibilità di una crescita dei due porti di rilevanza nazionale Ortona e Pescara. Ricordo che Ortona è un porto strategico a funzione del più importante sito industriale della nostra regione che è tutto il polo dell'automotive. Cioè non scherziamo, quando si investe sul potenziamento industriale si tiene molto presente lo sviluppo delle vie del mare in questo momento e queste scelte scellerate del governo regionale tagliano al momento adesso noi faremo tutto il casino necessario per cercare di cambiare questo documento, ma tagliano i porti abruzzesi dalla richiesta al Ministero di finanziamenti strategici per le infrastrutture. Andiamo avanti nella pagina Abruzzo della città, le autostrade in primo piano, la Regione anticipa i fondi, la proposta dal Masterplan 120 milioni di euro per completare l'intervento di messa in eh, sicurezza. Eh, priorità i rappresentanti di Strada dei parchi hanno ribadito l'importanza di dare seguito al progetto di messa in sicurezza eh, previsto nella legge di stabilità del 2012, eh, nella quale alla luce del terremoto dell'Aquila del 2009 si stabilisce che le arterie sono strategiche in caso di eh, calamità naturale. E poi eh, i malori dei bimbi Azienda Casiera sotto sequestro sono 5 gli indagati e, eh, nel <coughs> Taglio Basso, Martino vuole candidare l'Aquila per, eh, per le Olimpiadi invernali del 2026, formulata dal deputato Abruzzese con una lettera inviata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti la proposta di eh, candidatura per l'Aquila. Andiamo a vedere adesso, eh, restando in tema eh, di malori eh, dei bimbi, la pagina di Pescara eh, della, eh, del Messaggero, indagati anche i produttori di formaggio, bimbi intossicati, avvisi di garanzia ai titolari del Caseificio Savini di Vicoli, Cristian Savini e Maria Luisa Di Nicola. Sono accusati di commercio di alimenti nocivi e frode in forniture sotto sequestro anche il punto vendita di eh, Pescara. La svolta nell'inchiesta dopo le analisi che hanno rintracciato il Campilo in una caciotta presente nel centro eh, di eh, cottura. Dunque eh, salgono a sei le persone eh, nel mirino, i nuovi nomi si aggiungono ai vertici delle ditte CIR e Bioristoro, che fanno parte del Lati, eh, che ha vinto il bando di gara per le mense a Pescara. Caccia al fornitore di alcuni prodotti che sarebbero stati acquistati dalla nuova azienda coinvolta. E poi il CSM, incompatibilità ambientale, il PM Vecchi trasferita come giudice a Larino. Uh, andiamo a vedere adesso uh, la pagina Abruzzo uh, della, uh, del Quotidiano Il Centro dove si parla di guardie mediche. La regione non dà i soldi, eh, la ASL non versa l'indennità. La lettera del direttore dell'azienda sanitaria di Chieti Flacco gela le aspettative. Pettinari del Movimento 5 Stelle alle promesse non seguono i fatti ma a Pescara potrebbe pagare e poi riunione in regione via le sostanze pericolose dai laboratori del Gran Sasso andiamo ad aprire la pagina di Pescara si torna sullo scandalo Mense malori per 200 bambini contaminati, eh, contaminate le caciotte e due gli indagati in asse sequestrano a capannoni e bovini dell'azienda fornitrice nell'inchiesta finiscono i titolari madre e, e figlio e poi ancora uh, Piper fuori pista durante l'addestramento. Un improvviso problema al motore ha fatto perdere il controllo al pilota. Fortunatamente, illesi i tre aquilani a bordo. Andiamo avanti con le pagine di Pescara del centro, la svolta ecologica, Pescara si organizza per le auto elettriche, 21 ricariche in città, accordo tra comune e Nelix per installare gli apparecchi, per ogni rifornimento completo si pagherà, pagheranno pochi euro. Veicoli a zero emissioni, regole e costi, il pieno di elettricità in due ore, ma le colonnine sono ancora poche. Gli eventi della settimana, da Motta alla Bertea, ancora grandi concerti. Si comincia stasera con il cantautore toscano. Domani c'è eh, Sfera e Basta. Eh, sabato i big per la notte dell'Adriatico. E domenica Aber e Fantastichini. Eh, la Confcommercio, eh, aperture serali tutti fine settimana. Ma la proposta di Dottavi Antonio non piace a tutti. Prima devono chiudere i centri commerciali la eh, domenica. Nella pagina successiva, verso le elezioni comunali, Lega e Forza Italia, patto per la scelta del sindaco Giuliante sbarra la strada a Fratelli d'Italia, indichiamo noi il candidato, tra i papabili anche eh, l'ex sindaco Luigi Alboremascia che dice sono pronto a guidare ancora la città. Eh, nel taglio basso i magnifici cento dell'alberghiero, esami di Stato, massimo dei voti per 23 studenti e per 3 è arrivata. Anche la lode. Andiamo nelle pagine di Montesilvano, la città e il commercio, via Roma, zona franca, senza riqualificazione, esenzioni inutili, confessorcenti e consiglieri criticano l'iniziativa della Giunta, è una zona degradata, risibile la proposta della Tari. E poi controlli anti-abusivismo, altri sequestri sulla spiaggia, Cozzi annuncia, non ci fermeremo qui, e poi ancora folla al mercatino artigianale. Di Viale Europa. Nella pagina successiva, sia al trasferimento a terra rossa del casello A14, Cappelle, il sindaco Maiorano interviene e replica Florindi. Il nostro studio è più recente e porta benefici alla Valtavo. Ancora muore mentre lavora in campagna, Città Sant'Angelo, vittima un 79enne, i familiari lo hanno trovato accanto al trattore. Nel taglio basso a Montesilvano Colle, vandali distruggono i lampioni della nuova passeggiata. Nella pagina successiva, la raccolta differenziata con lo smartphone, a Francavilla ha presentato un'applicazione da Comune e Cosvega, si chiama Junker, che permette di riconoscere e smaltire al meglio ogni tipo di rifiuto. Vediamo. Oggi viene presentata questa applicazione della Cosvega, a cosa serve? Allora, questa applicazione serve ad aiutare i cittadini nel, nella raccolta differenziata, è uno strumento che permetterà ad ogni cittadino di conoscere che rifiuti, ehm, qual è il rifiuto da, da conferire, eh, di fugare ogni dubbio perché nel momento in cui si ha un dubbio si può eh, utilizzare un codice a barre del, del prodotto e perché questo permette comunque di, di fare correttamente la la raccolta differenziata. Non è soltanto diciamo, l'unica informazione che si può avere da questa app, ma si può avere anche il calendario dei rifiuti, si può essere avvisati eh, ogni giorno del rifiuto da conferire e, mh, e si possono chiaramente anche comunicare eh, dei messaggi all'azienda, messaggi ad esempio di degrado urbano, in modo che noi possiamo intervenire tempestivamente messaggi relativi a ogni tipo di informazione che vuole essere richiesta all'azienda. È uno strumento quindi diciamo bionivoco che permette a noi di comunicare con i cittadini ma soprattutto ai cittadini di comunicare con noi. Tema di raccolta differenziata a Francavilla come si va? A Francavilla ci stiamo lavorando da un po' e devo dire che i risultati sono buoni, anzi direi ottimi. Il primo semestre del 2018 abbiamo raggiunto una percentuale superiore al 70% che è in linea con le regioni del nord Italia. In Abruzzo purtroppo la percentuale media è ancora al 53%. Noi ci stiamo lavorando, si vede, stiamo cercando di aiutare sempre più i cittadini e questo è chiaramente uno strumento che è all'interno di una strategia più importante. Allora andiamo avanti con il giornale sempre sul quotidiano, il centro, l'incidente sulla Vestina. Muore dieci giorni dopo lo schianto con le Corvino, Ludovico Anelli, 23 anni, non si è mai ripreso, era ricoverato in rianimazione. Il paese è sotto shock. Poi eh, cinghiali, 200 le richieste di indennizzo, appena due incontri per fare il punto sui danni degli ungulati e le agevolazioni per gli eventi eh, calamitosi. Eh, ci spostiamo sul messaggero, il eh, giallo dell'appuntamento di padre Luciano, l'acquisto di un terreno avrebbe scatenato la reazione della Camorra presente in Bosnia, l'incontro decisivo sfumò il giorno della scomparsa, la pista conduce al business dei pellegrini. Scendiamo, eh, città Sant'Angelo, il PD è a un bivio e un salto nel buio, il dopo Florindi, si complica la scelta del candidato sindaco dopo la rottura di Alice Fabiani, l'uscente boccia, l'ipotesi eh, Galli. Andiamo, andiamo avanti, eh, passiamo alle pagine di Chieti, ancora sul eh, messaggero eh, comune. Maggioranza a pezzi l'attacco dei cinque dissidenti. Delio, Costantini, Rispoli e Melideo, eh, oltre a Troiano, criticano duramente Di Primio. Il sindaco non ha rispettato il programma perché sono fatti. Sono stati fatti tagli al sociale, numeri sempre più a rischio in vista della votazione in Consiglio sul bilancio consuntivo 2017. Marcozzi faremo bloccare il project financing dell'ospedale, l'articolo di Spalla, ancora le polemiche sulla sanità, soldi alle guardie mediche, scintille fra febbo e flacco. Nel eh, taglio basso spacciavano fumi, eh, fiumi di cocaina, 12 le condanne, ieri la sentenza del tribunale vanno dai 6 ai 28 anni di reclusione, una delle basi era a San <coughs> Nella pagina successiva delitto Delisa appena ridotta a 20 anni di Lello Mazzoli, investitore della moglie a colpi di pistola, sconti. Uh, sconto di 10 anni rispetto alla sentenza di primo grado, la rabbia e il dolore della mamma della vittima alla lettura della sentenza, mio figlio ucciso per la seconda volta, vedete proprio la madre nel momento in cui urla tutta la sua uh, rabbia per questa uh, sentenza. Andiamo a vedere le pagine di Chieti sul uh, centro, uh, in apertura c'è anche qui uh, l'omicidio di Elisa di Lello, pena ridotta a 20 anni in appello, l'Assise uh, dell'Aquila rivede la condanna di primo grado a 30 anni per il panettiere che ha ucciso l'investitore eh, della moglie e gli avvocati della difesa. Eh, tre famiglie sono rimaste distrutte, non c'è nulla di cui esultare. La sentenza riconosce e eh, rispetta i eh, sentimenti. Le reazioni, alla eh, famiglia di Lello, papà Roberto chiama la moglie ricoverata per un ictus e poi la famiglia di Elisa, colpo inaspettato per la madre, lo zio Alessandro le hanno ucciso il figlio per la seconda volta. Ci spostiamo a San Salvo, auto in fiamme, un nuovo eh, cortocircuito, ennesimo veicolo distrutto dal fuoco, ma c'è il sospetto che gli incendi siano causati ad hoc. Nella pagina successiva chiete lite sui fondi per il sociale, i ribelli contro Di Primio, la maggioranza è a pezzi. Quattro consiglieri di centrodestra si defilano e lanciano la proposta impossibile, tradito il programma elettorale, il sindaco ritiri i tagli da 229 mila euro. E poi il sindaco pensa all'Aquila sia sì alle Olimpiadi del 2026. <coughs> Nel taglio basso via le selezioni in una scuola di Ortona e corsa a un incarico alla ASL per 30 posti. Arrivano 428 eh, domande. Ehm, andiamo a vedere adesso eh, le pagine di Teramo sul centro. Paura ad Alba Adriatica, ragazza ammazzata da un pitbull libero, salvata dal padre dei passanti. In arrivo denunce contro il padrone dell'animale, i vigili urbani e il eh, comune. Questo è il titolo di apertura e poi ancora a centropagina fuoco nell'albergo, quattro intossicati, Nereto, incendio all'hotel Zio Mamo. Tre persone sono state salvate dalla gru di un'impresa edile. Nel eh, taglio basso Giulianova lo stalker fermato con la pistola patteggia due anni. Nella pagina successiva, in fuga dal Venezuela, cercano case, famiglie andate in Sud America decenni fa, si ristabiliscono a Teramo, comprano, affittano alloggi e rilevano attività. E poi ancora eh, ritorna la tendopoli dei giovani, quest'anno si parla della donna nel taglio basso, muore di ischemia donati fegato e reni e il primo espianto del 2018 al Mazzini, il 71enne di Guardia Grele era iscritto al registro eh, donatori. Ancora nella pagina successiva andiamo a Silvi, nuovi limiti di orario per fare musica all'aperto, ordinanza del sindaco Scordella, venerdì e sabato si può suonare fino alle 2 mentre negli altri giorni eh, stop entro luna tra i, per i trasgressori, multa di 300 euro. Eh, polemica su pulizia e verde, atricivica, degrado dopo le elezioni a Stolfi sono solo falsità. Ancora da uh, Silvi, scendiamo in basso all'incrocio con Via dei Colli, semaforo intelligente sulla statale Adriatica. E poi Scerne degli esuberi al Mercatone 1, si discute alla Camera. Andiamo a vedere le notizie dal teramano sul, uh, sul Messaggero. Il PD consegna la lista: otto nomination per due poltrone. Lettera ad Alberto, ci sono tutti i consiglieri comunali. <coughs> Tra i quali scegliere i componenti della giunta, il primo cittadino ha chiesto una disponibilità full time a tutti per risanare le casse municipali all'orizzonte la probabile alienazione dei beni pubblici. Andiamo a vedere le altre notizie. Acqua del Gran Sasso sicura: la regione apre, ascoltate le associazioni dopo gli esposti in procura, primi passi avanti verso la messa in sicurezza. Nella pagina successiva, Bambino Folgorato, ora tocca ai testimoni, i carabinieri di Giulianova sentiranno quanti si trovano in zona monumento al momento dell'accaduto eh, grazie alle riprese. Ieri mattina nuovo sopralluogo in Piazza della Libertà tra carabinieri, vigili del fuoco e il perito della procura. Il ragazzo migliora, il padre dice spero lasci la rianimazione. Scendiamo, minaccia moglie e figlia e dà fuoco alla casa, datri ma almeno il compagno dell'ex lo manda in ospedale. E poi armi da fuoco e stalking, coltivatore condannato. Andiamo a vedere le altre notizie dal Teramano sulla città: l'incidente mortale, il rientro di Stefano Tulli, atteso per sabato, il padre e il fratello a Santo Domingo, assistiti dall'ambasciata per riportare la salma del DJ a Mosciano. E poi dopo l'intervento grave l'ex presidente della provincia Walter Qatar a cui vanno le nostre, eh, più sentite la nostra più sentita vicinanza, i nostri auguri di una uh, pronta uh, guarigione e poi nel taglio basso si smenneve esenzione dei contributi fino a settembre da parte dell'Inps, abbiamo già visto in precedenza. Passiamo al pomeriggio di fuoco vissuto eh, nel Teramano cinque sopravvissuti nell'hotel in fiamme, le persone intrappolate allo zio Mamo di eh, Nereto evacuate con il cestello di un'impresa edile requisito dai eh, carabinieri. E a Sant'Egidio eh, poco prima eh, l'incendio nel magazzino di un pensionato a fuoco una palazzina in Via Marconi che ospita uno studio medico e un opificio cinese. Andiamo adesso eh, avanti con la politica, il PD punta su scuole e assessori bipartisan. Eh, lo stratega Mariani vuole colmare il vuoto di potere Gattiano e aumentare il consenso per le regionali. Andiamo avanti, super dirigente, partita 2 tra eh, Bernardi e Cimini al concorso bandito dal commissario sono primo e secondo, ma c'è ancora il colloquio. Con il eh, sindaco eh, nella pagina successiva eh, fingeva di essere l'ex marito della compagna, cinquantenne a giudizio per Stalking, per mesi ha cercato di screditarlo agli occhi della moglie e della figlia i campi frazionali a Teramo da Alberto inverte, inverte la rotta incontro con i rappresentanti delle società eh, dilettantistiche su iscrizioni e contributi che torneranno dopo lo stop del commissario. In provincia acqua sicura, finalmente ambientalisti al tavolo, soddisfazione per l'esito della prima audizione nella Commissione regionale per l'emergenza del Gran Sasso. Nell'occasione la mobilitazione per l'acqua ha consegnato una copia dell'ultimo esposto depositato in Procura ed evidenziato le molteplici inadempienze ed omissioni che hanno contraddistinto, contraddistinto la vicenda dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. La Tendopoli, eh, tutta dedicata alla donna, presentata alla 38 edizione della Festa dei Giovani che si terrà a fine agosto a San Gabriele. Pagina successiva, agente aggredito sul bus da un africano, il consigliere Tortoretano Carusi aveva bloccato l'uomo in escandescenze e poi sopralluogo eh, della Procura Giulianova. Abbiamo già visto anche sul Messaggero in precedenza. Dopo il caso del bambino folgorato si moltiplicano le segnalazioni dei pericoli dell'illuminazione. Il Consiglio e il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione di uno consiglio sui fatti accaduti sabato sera. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine dell'Aquila, tecnologia innovativa, i tech elettronica, si lancia nello spazio la piccola azienda Punta Sull'attività eh, di ricerca per realizzare componenti di equipaggiamenti per missioni scientifiche. Nel taglio basso la ASL richiede i soldi al professor Galzio. Si tratterebbe di 20.000 euro per indennità di trasferta erroneamente attribuite al neurochirurgo. Sul Mona, delitto Colabrese, Giuseppe ammazzato per 3.000 euro genitori alla ricerca della verità da, eh, del Monaco, falsità e depistaggi in questi anni. Mai una parola di pentimento. E poi notizia curiosa, la Raggi premia il centenario con la patente, si tratta di non Umberto Marsicano, eh, la sindaca le serve un autista, scherza in Campidoglio, chiedendo di essere assunto perché ha ancora la patente e guida l'automobile regolarmente. Prima di passare allo sport andiamo a vedere le notizie dall'Aquilano anche sul eh, messaggero, la sicurezza non è garantita, il TAR chiude il Liceo Cotugno. Accolto il ricorso contro la decisione della provincia di riaprire parzialmente l'edificio scolastico a marzo, sancito il principio cardine della massima tutela, ma gli effetti della sentenza sono tutti da uh, valutare. Nella pagina successiva uh, Piazza Palazzo focus sul commercio, gli esercenti tornati a lavorare nella zona chiedono attenzione, il comune studia un piano per favorire parcheggi e indicazioni, il disco orario in centro sta dando i buoni Risultati: resta in piedi la questione delle ditte, summit con loro ad agosto. Sulla restituzione delle tasse, prima il summit con Giorgetti e poi la proroga. Il PD attacca eh, nella pagina successiva, andiamo in quella di Avezzano sul Mona: il Comune assegna gli orti urbani ad Avezzano ieri. Eh, Cerimonia di consegna degli appezzamenti ricavati dall'ex Lascito Saturnini, voluta eh, dalla maggioranza e dall'opposizione: una parte sarà affidata a famiglie bisognose, l'altra agli anziani, concessi dall'amministrazione i primi 55 terreni dei 110 totali. Passiamo allo sport, adesso andiamo eh, sull'Abruzzo Sport del eh, Messaggero. Pescara tre rinforzi e siamo competitivi. Il patron Sebastiani analizza la situazione. Il ritorno di Melchiorri è insostenibile per noi. Monachello, Pektovic e Vi, Ovido uh, sono questi i profili dei giocatori che stiamo uh, trattando. Chiedo alla regia se è possibile di mettere in scaletta il servizio. Che riguarda proprio l'intervista al presidente del Pescara eh, Sebastiani, mentre continuiamo a leggere eh, questa pagina eh, del Messaggero. Le trattative: Leone strappa il sì dell'Atalanta per eh, Capone. Questo per quanto riguarda ancora il eh, Pescara. Andiamo sul. Eh, sul centro, ehm, eh, Melchiorri, addio Pescara, Valle Perugia, la punta oggi firma un contratto triennale, non dell'Atalanta per Tummiello, ma è disposta a cedere eh, Monachello. Ancora per quanto riguarda il eh, Pescara, Zaura allenerà la primavera, Luscitti lascia, arriva. Battisti per quanto riguarda il settore giovanile. Chiedo alla regia se è pronta l'intervista di Sebastiani, possiamo mandarla in onda. Intervista realizzata da Andrea Costantini. Presidente Sebastiani, è il giorno in cui inizia la stagione ufficiale del Pescara, però facciamo un passo indietro. Vicenda societaria, lei ha parlato per diverse settimane di trattative. Ecco a che punto siamo? C'è una fase di stasi o le trattative proseguono? Ma sono due strade che vanno avanti parallelamente, Noi, io ho sempre detto che comunque il Pescara deve andare avanti e quindi chi arriverà, se arriverà, troverà una società sana, una squadra iscritta, senza nessun tipo di problema, con un, un organico organizzato per fare la categoria. Poi se si potrà migliorare bene, altrimenti stiamo anche bene così. Chiorri, quindi Petkovic, Monachello sono nomi eh, spendibili su cui state lavorando? O qualcuno di questi lo possiamo togliere? No, no, sono quelli: i nomi anche perché <ride> non, non ci sono punte, eh, chi, chi ce la se le tiene, eh, non ci sono punte. Eh, rispetto a questi tre nomi o altre, anche qualcun altro non, non ci sono eh, punti che possono garantire a parte che anche questi non possono garantire nulla perché eh, noi abbiamo in organico Cocco che è stato capocannoniere l'anno in cui l'abbiamo preso e, e purtroppo è stato sfortunato a Pescara chissà che magari eh, oggi che è a scadenza non si svegli anche Cocco e ci abbiamo un centro avanti in casa Zampano anche Brugman sono i due fiori all'occhiello per una potenziale campagna in uscita a che punto siamo su Zampano ma soprattutto su ma io mi auguro che eh, sicuramente su Brugman si parla tanto perché è un giocatore importante. Eh, mi, mi farebbe piacere per, per il calciatore ma egoisticamente mi auguro che non lo prenda nessuno in maniera tale da poter ripartire dal nostro capitano perché... Eh, con Brugman, Memushai, Macin, Palazzi eh, abbiamo allestito un centrocampo di tutto rispetto, eh, la difesa penso che sia rinforzata soprattutto se dovesse rimanere anche Zambano che per noi è un valore aggiunto. Eh, devo dire che tra i nomi che mi hai fatto di quelle richieste, e forse i più richiesti sono quelli che non ho mai fatto. Quindi tipo? Eh, eh, tipo lo stesso Macin che abbiamo appena acquistato, che ha richieste dappertutto, eh, lo stesso Canutè. Noi siamo al completo quasi, abbiamo da fare due o tre operazioni in entrata e, e, e mettere a giocare qualche giovane e dopodiché la squadra con 24-25 elementi sarà a disposizione del mister per tutta la stagione. Andiamo avanti sulla pagina di sport del, della città, Candeloro con Campitelli è andata così, il patrono del Francavilla dice non credo che volesse vendere, arrivano Mastrilli, Zenuni e Di Renzo per il mercato e noi andiamo ad ascoltare proprio Candeloro. Ecco presidente, lei è stato accostato a diverse squadre, eh, cosa magari manca affinché queste trattative possano andare a, a buon fine, c'è qualcosa che non la convince, c'è una ritrosia dalle altre parti ad esempio? Ma per fortuna che si sa solo delle squadre locali perché ne ho viste altre da, dal Senegal, al, al Camerun, al Belgio. È un progetto ampio con molte squadre, quindi è ovvio che si facciano delle trattative. Ultimamente sono stato accostato a tutto, non potevo neanche fare la spesa e mi dicevano che volevo acquistare l'osio. Ma sono cose normali nel, nel guardare all'interno di un novero di 4-5 squadre chi può essere la migliore per fare da, da leader locale in questo progetto internazionale, quindi ho fatto un leggerissimo avvicinamento a Pescara, ma leggerissimo, un avvicinamento un po' più profondo a Terra. Sebastiani continua a dire che lui sta trattando eh, con un gruppo importante, lei è tra le persone con cui sta trattando Sebastiani o comunque vorrebbe riprendere quel tipo di discorso? No, credo di no, credo che se doveva essere sarebbe già stato, quindi credo che quell'approccio non avrà seguito. E per quanto riguarda Campitelli, come sono andate le cose? Un grande, un grande personaggio che forse non ha così voglia di allontanarsi da Termo, forse ha bisogno di, di una mano, la sta cercando, ma erano incompatibili i progetti, nel senso siamo un po' ingombranti per sedere sulla stessa sedia. Quindi ho ritenuto, anche se lì le possibilità erano molto concrete, ho ritenuto di non andare avanti. Senta, Presidente, eh, lei continuerà a guardare guardarsi intorno perché eh, crede ancora nel progetto di questa filiera di cui lei parla da eh, diversi mesi. Tutte le volte dico ma teniamolo per noi, stiamo provando a, uno, a disegnare un approccio e due minuti dopo eh, sono su tutti i giornali, quindi devo rendermi conto che non è un, un settore così normale. In certi punti stiamo andando avanti perché... Le, questo progetto presuppone, presupponeva molti contatti, quindi siamo più avanti in Africa di quanto lo, lo siamo qua. È totale o parziale sono in ballo, credo sì, che lo porteremo avanti, credo che faccia bene a questa regione e a questo sport che vive di continue crisi e sempre più profonde. Le altre notizie di sport sul centro il calcio d'estate, ritiri e amichevoli anche la salernità sui monti. Abruzzesi, nell'Alto Sangro, Bisceglie, Casertane e Ladispoli, Pescara Palena, Teramo in sede, Francavilla. Ad Ovindoli e poi eh, Lavastese con Leonetti, Indiae ai Nero Stellati, Dilettanti, il Pineto prende Gagliardi e Dinisio dal eh, Delfino Flacco Porto, Izzotti alla guida dell'Alba. Nel Taglio Basso l'Aquile è iscrizione a rischio per le liti societarie. In serata la Schiarita con Ius disposto a dare il via libera. Completiamo le, le notizie di sport sul centro. Atletica, la Sabadini da venerdì ai mondiali. Under 20, Roseto Basket rispunta la figura eh, di eh, Martinelli e poi passiamo sul, ehm, anzi torniamo sul. Sul messaggero andiamo a vedere eh, l'appello di Biondi per salvare l'Aquila, nessun contatto tra Jus e il gruppo di costruttori Aquilani, il manager porta comunque avanti l'iter per riscrivere la eh, società. Eh, per la serie D Giulianova eh, Tribuani, è il nuovo direttore tecnico e poi il basket United Colors della Lituania, le nuove eh, promesse eh, e poi ancora nel taglio basso la serie D Avezzano, arriva l'argentino Alessandro per sognare la vastese che conferma ferma il giovane bomber Leonetti. Torniamo sulla città, completiamo anche qui le notizie di sport. Giulianova tra conferme mercato parla Stallone, il tecnico giallorosso voglio che la mia squadra abbia un'idea di gioco ben definita. Per la Teramo Basket il professor Claudio Mazzafu torna a casa. La società biancorossa ha deciso di puntare per i prossimi tre anni sul preparatore atletico eh, teramano. Per il calcio eh, giovanile, dall'Unione di quattro società nasce la FCD Sporting Grand Sasso e poi il Baseball Teramo, campione regionale under 12 per il secondo anno consecutivo. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Io eh, vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, eh, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il eh, TG6. Grazie ancora e buona giornata.